Je zak gevuld met groen. Je staat te wachten op de tram, weet niet wat je moet doen. Je haalt de roti op, met kippen zonder kop. Je luistert naar muziek en zet een klezmerplaatje op. Maar wat een onzin draaien, je hebt je laten naaien. Dat is Ma il numero consiste in l'utilizzo del palo cinese, che è appunto una disciplina circense antica che arriva direttamente dalla Cina e consiste nel arrampicarsi su un palo. In questo caso uno dei classici pezzi di legno che vengono usati da queste parti per i cantieri, e consiste nell'arrampicarsi su un palo e fare evoluzioni acrobatiche e numeri su questo palo, ecco. Poi solitamente è un tubo innocente ricoperto da neoprene. In questo caso abbiamo a che fare con forse il primo esemplare di palo etiope, che appunto sta venendo lavorato in questa tournée, e a ogni difficoltà vengono approntati dei rimedi che vanno sempre di più a peggiorare lo strumento e a renderlo più difficoltoso per l'artista. Doen. Je zak gevuld met groen. Je staat te wachten op de tram, weet niet wat je moet doen. Op je walkman luister je naar onze plaat en zingt de pan uit. Dus je weet nu hoe het echt is om te swingen op klezmer. Je hebt je zin. Er speelt een band die is niet makkelijk te vinden. Ga je slijfveld van zien, de weer van Minna en van de Linda. Dario praticamente è all'inizio perché serve un po' come scalda pubblico. E niente, fa semplicemente, mette un palloncino, si mette un palloncino in testa alla fine, e un guanto da ostetrica, e se lo fa scoppiare gonfiandolo con la bocca. Siamo a una sorta di scalda pubblico, e così, però siccome appunto insegna le persone a fa applaudire le persone sezionando il pubblico, alla fine le serve come scalda pubblico. Poi c'è Nico con il palo cinese. Entrano in scena Mattia, che corre dietro a Nico con la frusta, e Nico se ne gira in tutto il cerchio e fino a che non sbatte contro il palo, e da lì introduce il numero al palo. Klezmer is gespeeld, zijn er mensen geweest die het radeloos verveel. Maar hier in Holland blijkt het tegendeel. Mensen lopen naar de... Giulio è praticamente fa il suo numero di palline pentola, cioè quindi il master chef etiope. E subito dopo, visto che Maria Pinky comunque assiste Giulio nel dargli gli oggetti e tutto questo, ovviamente poi dopo Giulio introduce anche il numero di Maria. Poi io e Solom faremo praticamente un... ieri l'altro abbiamo provato su a Goba un impro, abbiamo una piccola sequenza di danza acro, capoeira, due salti, due cose. Chiaramente lui è il grillo e io vediamo cosa succede. No, vabbè, il passaportore, cioè nel senso che magari mi smanda anche un salto indietro, però adesso vediamo. Figo, guarda quello che abbiamo fatto, molto figo. No, non lo so. È carino, figo. È che metto di quel video, volo una lotta dura. Questa ginnastica è un grillo. E qui infatti subito dopo entra e cambia completamente energia, ed entra Vale con la sua delicatezza e fa il numero di corda molle. La cosa bella della corda è che la potresti legare ovunque, cioè è una corda qualsiasi e tu te la leghi tra due alberi e semplicemente ci stai sopra.
ma ovviamente c'è il brivido dell'equilibrio perché sei su un filo, quindi io in questo momento potrei cadere e infatti sono molto più impegnata a mantenere l'equilibrio che non a parlare, ma è un brivido bello, un brivido che ti fa sentire invincibile quasi. E ho iniziato perché ho visto una mia amica farlo, ero stufa di fare giocoleria, stavo facendo solo giocoleria da qualche anno, ho iniziato nel 2008 a fare giocoleria e mi aveva stufato, ma non utilizzavo il mio corpo, non c'era niente di nuovo da imparare, invece con la corda ho iniziato ad avere voglia di imparare, di fare, di provare. E è una cosa che mi piace tantissimo, è insegnarla agli altri, perché ovviamente quando tu vedi qualcuno su una corda dici no, è impossibile, come fai? Non è fattibile. E prendere qualcuno che dice questa cosa e dirgli prova, adesso ti insegno, e vedere l'emozione negli occhi quando mette il primo piede sulla corda e cade, però sente che forse è possibile, e allora ci riprova, ci riprova, ci riprova, alla fine ce la fa. Ah, è un'emozione bellissima, perché rivedo la mia emozione di quando sono riuscita a mettere il primo piede sulla corda e starci su. E subito dopo Vale, appunto, Sara, che fa un numero praticamente sul... Sara, che cosa utilizzi? Il valzer dei cigni? Sì, il valzer dei cigni, mi sembra. Il valzer dei cigni di Tchaikovsky, e sostanzialmente lei inizia a ballare, solo che normalmente in quel momento dovrebbe entrare il suo ballerino, ma non entra, quindi inizia a guardarsi intorno come per cercarlo, fino a che inizia a cercare di prendere qualcuno dal pubblico e normalmente riesce a trovare un volontario che ballerà con lei e faranno delle gag insieme. E abbiamo notato che qua il volontario ha molto più effetto che in Italia. E poi cambiamo completamente energia e passiamo al numero di corda aerea di Linda, che entra con questa maschera antigas, quindi entriamo nel post nucleare. Però dopo riparte e risaliamo e l'energia di nuovo ritorna a Super Fanny con Dario che fa la morte e vediamo, e questa vediamo è l'impresa, visto che comunque siamo, questo è il praticamente è una sorta di ospedale delle suore di madre di Teresa di Calcutta, dove appunto ci sono malati terminali di AIDS, di malattie mentali. Comunque la morte qui probabilmente è un... Già in Africa la morte è un tabù, da quello che ci hanno detto almeno, e qui non lo so come possano viverla, però... Cerchiamo di sdrammatizzarla più che altro. Esatto, tanto. Andiamo col passing, quindi iniziamo a entrare tanti, siamo in tanti in scena, l'idea è di coinvolgere la maggior parte del pubblico. Poi abbiamo il Matt con i due bastoni infuocati. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico nello smontare, un bastone si è rotto, quindi vediamo se riusciamo a farlo, perché ancora non ha avuto tanta fortuna il Matt, perché la prima volta i bastoni non sono accesi, troppo vento, la seconda volta si è acceso solo metà bastone. Esatto, sui due si accendeva solo una parte. Oggi si è rotto, vediamo. No, vabbè, si risolve. E poi dopo chiudiamo con un numero mio, quello che normalmente chiudo lo spettacolo anch'io, dove prendo una decina di volontari e Dario mi aiuta a creare due squadre, che io quindi separo 10 volontari in due squadre e separiamo il pubblico in due squadre, di modo che di modo che
che appunto insomma coinvolgiamo il pubblico e facciamo un gioco tutti insieme, però mi sembra che qui riusciremo abbastanza facilmente a trovare uomini adulti e niente, poi dopo chiaramente loro fanno il tiro alla fune e quindi già è interessante perché tutti teoricamente si pisceranno dal ridere solo per questo, poi dopo io vado sopra e cammino, faccio due passi avanti, due passi indietro, due gag con i primi della fila e poi faccio tre clave e voilà, e così chiudiamo lo spettacolo. Tutto qua. We'll be right back.